Buongiorno, buongiorno, ciao Erika, come stai? Bene, Buongiorno, bene, grazie. mi senti bene, perfetto, direi. Benissimo, Quindi benissimo. abbiamo ospite di oggi a The Spillout Show, Erika Pedrini. Lei è collegata e ci parla della sua azienda che si chiama Pravis. Siamo in Trentino. E adesso, prima di iniziare ad affrontare il tema di oggi, ti chiedo di dirci un pochino qualcosa della tua azienda, dove si trova e un pochino la storia, così capiamo il tuo background. Tanto piacere, allora sono Erika, appunto vignaiola della Valle dei Laghi. L'azienda nasce nel 1974 dalla passione dei tre soci fondatori che sono papà Domenico, Mario e Gianni per la vite del vino. Pravis è appunto un toponimo, quindi è il primo appezzamento acquistato dall'azienda, che era proprio una località vicino all'asino dove era l'azienda. E i tre soci avevano tutti un lavoro diverso, papà faceva enologo in un'altra cantina, Mario faceva il maestro, Gianni faceva l'agronomo e nel 74 decidono di mollare tutto e fondare Travis. Da allora sono passati diversi anni, gli anni sono quasi 50 Eh e sì. accanto alla generazione dei papà si sono aggiunti, sono aggiunta io, mia sorella Giulia e Alessio e Silvio che sono i figli dell'altro soggetto. Benissimo, quindi direi un'azienda familiare a tutti gli effetti. Io ti ho invitato qui oggi per parlare delle E varietà di vini. l'azienda è Scusa, situata nella Valle dei Laghi. Erika, ci mi È senti? un'azienda familiare. Erika, Sì, mi senti? Perché mi sa che io l'abbiamo ti sento persa. benissimo. Ok, perfetto. Scusa, ti avevo interrotta, ma stavi concludendo sulla composizione familiare, insomma, della tua azienda. Benissimo, Ok, perfetto, possiamo proseguire. Niente, dicevo, ti ho io ti invitata. sento benissimo. Bene, c'è un po' C'è di un po' di ritorno, ritorno, quindi quindi. magari aspettiamo un attimo ad ascoltare la domanda. Dicevo, io ti ho invitata qui oggi a The Spillout Show per parlare dei vitigni Piwi. Allora, è o Pivi, forse è meglio pronunciarlo con la W alla tedesca, perché tra l'altro Pivi è proprio un acronimo tedesco che significa Pils Widerstand Fähige, che vuol dire vitigni resistenti alle malattie fungine, quindi ai funghi. E perché parliamo di questi vitigni? Uno, perché negli ultimi anni la ricerca ha fatto passi da gigante su queste varietà. Due, perché parlando di sostenibilità ambientale, queste varietà resistenti che permettono quindi un minore impiego di pesticidi sono sicuramente attuali e è una sperimentazione che vale la pena portare avanti. E tre, notizia di pochi giorni fa. Per la prima volta in Italia il Gambero Rosso, la prestigiosa guida, ha premiato un vino prodotto con un vitigno Pivi, cioè il Vin de la Neus, chiama così, di Nicola Biasi, fatto da questo vitigno Johanniter, o Johanniter, mi direi tu come si pronuncia, che tra l'altro coltivate anche voi. Quindi ho pensato con Erika possiamo fare un po' il punto, capire bene questa nuova wave di ricerca sui vitigni Pivi. Anche se per voi non è assolutamente nuova, perché voi siete stati una cantina, scusa, pioniera, in Trentino e in Italia, perché è più di 20 anni che conducete una ricerca su questi vitigni. Ce lo vuoi raccontare? Sì, volentieri. Allora, Pivi sono appunto, come hai accennato tu, questi vitigni naturalmente resistenti alle malattie, perché nascono appunto da questi incroci tra varietà europee e varietà americane e asiatiche. Per quale motivo? Proprio per ricercare la resistenza naturale alle malattie fungine, quindi Oidio e Peronospora. Negli anni sono stati fatti passi da gigante, ce ne sono tantissime di varietà, ma storicamente il primo grande istituto di ricerca che ha fatto nascere questa varietà è l'Istituto di Freiburg in Germania. Ok. E la storia è una storia di più di 20 anni fa. Appunto, si parla del 2000, siamo circa negli anni 2000. Il papà, grande appassionato di eravamo in fiera assieme in Germania. E assaggiamo queste varietà pivi.
ancora degli abbozzi di varietà pili. Ma E le chiediamo avete, quindi scusa, le avete assaggiate da un produttore tedesco? Da un produttore. microvinificazioni dell'Istituto di Freiburg. Le assaggiamo, ci piacciono e chiediamo appunto la possibilità di piantarle da noi. E ci si viene negata questa possibilità negli anni 2000, perché allora erano proprio degli abbozzi di varietà e quindi non ci lasciano piantarle. Ma L'anno non vi successivo, lasciano in Italia perché non erano in iscritte? Italia. Perché spieghiamo per chi ci ascolta, perché non tutti conoscono le leggi del vino, ma se la varietà non è iscritta nel registro nazionale delle varietà ufficiali riconosciute sul territorio italiano, non si può produrre vino da quella varietà e quindi non si può piantare a scopi commerciali, giusto? Quindi bisogna fare tutto Giusto. un processo di richiesta e autorizzazione al Ministero dell'Agricoltura per piantare questi vitigni, insomma, o Bene. qualsiasi vitigno che non è presente nel registro. E allora portiamo avanti un'altra strada, quindi andiamo da Freiburg e gli chiediamo di diventare azienda partner, quindi azienda proprio di collaborazione diretta, quindi quasi campo studio di Freiburg in Italia. Questo aspettiamo un anno o due e finalmente nel 2003 arrivano ben tre professori dalla Germania che sono il dottor Leonhardt da Freiburg, Oppenheim e Weinsberg, che sono i tre grandi assieme a Geisen, istituto di ricerca in Germania, vengono fondamentalmente a visitare l'azienda ospitante, un po' come si fa con le adozioni, quindi una pre-adozione, vanno a controllare dove andranno a mettere a dimora questi impianti sperimentali. E abbiamo l'ok, quindi grazie a questa visita a sorpresa che ci fanno nel 2003, possiamo diventare azienda partner. Dal 2003 incomincia questa collaborazione Ok, quindi con e l'escamotage della ricerca scientifica avete il permesso di piantarli e vinificare, però facendo esperimenti, cioè vinificazioni, diciamo, facendo prova. esperimenti. Sì, ad E esempio, proprio qui. quante varietà avete piantato? Noi abbiamo piantato, dalla prima è stata proprio la Johanniter, come accennavi, che tra l'altro è stata anche la prima varietà a prendere i famosi tre bicchieri del Gambero Rosso con Nicola Biasi. E poi abbiamo affiancato la Solaris, il Bruner, Sauvignon Gris, Muscaris, Cabernet Cortis, Prior, che avevi anche visto, ti ricordi che Ah sì, io sei sono anche stata andata a dietro? visitare appunto l'azienda e ho vendemmiato questa varietà Il in Prior, Prione. appunto. Esatto. E quindi iniziamo a piantare queste varietà, ma veramente micro appezzamenti, si parla dalle 500 piante circa. Che ti donava l'Istituto di Freiburg per provare, per vedere come venivano in Italia, perché la loro sperimentazione era nata in Germania, ma volevano vedere negli areali diversi Certo, come rispondeva la pianta, con un altro perché microclima, un altro terroir, eccetera. certo. E voi che tu sappia, siete state tra le prime aziende, o forse la prima azienda in Italia che ha partecipato a questa ricerca, giusto? Siamo state tra le primissime a partecipare a questa ricerca, addirittura, come vedi, non si vede tanto, ma proprio è un contratto, questo qua vuol dire contratto, con l'azienda di Piccola Pravis e l'azienda di Freiburg, e qui ci sono proprio anche gli stemmi poi di Freiburg, in cui, con la firma, in cui proprio quindi Dell'università. abbiamo fatto un contratto ufficiale. E di questa collaborazione come partner. Noi siamo stati nel 2011, abbiamo proprio ricevuto, si dice Urkunde in tedesco, questo diciamo riconoscimento, come l'azienda in Italia, parlo, col maggior numero di varietà pivi di Freiburg coltivate in quell'anno. Ma Adesso, dai, come ma che adesso meraviglia! Quindi voi avete sviluppato un'expertise unica e in tempi in cui veramente i vitigni pivi non si sapeva nemmeno cosa fossero in Italia. Quindi adesso se ne parla, se ne sente parlare negli ultimi 2 o 3 anni, ma 20 anni fa immagino anche un po' lo scetticismo di chi magari vedeva arrivare questi vitigni dai nomi particolari non autoctoni, quando comunque in Italia c'è sempre una battaglia
battaglia per la preservazione degli autoctoni, c'è anche un po' di pregiudizio nei confronti delle varietà internazionali, figuriamoci di questi vitigni che sembrano un po' creati in laboratorio. Ma tu ci sai raccontare meglio come nascono questi vitigni e sfatare un po' di miti magari rispetto a questo tema? Sì. Hai beccato proprio nel segno, perché quando le prime volte che si andava nelle degustazioni dicevano sì buoni, ma perché erano abituate a assaggiare magari le varietà internazionali e soprattutto magari avevano paura di perdere la storicità enologica italiana. Ma questo non succede, perché poi siamo proprio l'azienda in cui convivono le tre passioni, perché se tu pensi le varietà pivi, le varietà, io sono coltivo anche tantissime varietà autoctone trentino del nostro impero austro-ungarico, certo. Le varietà internazionali convivono tutte e tutte vengono lavorate e amate in modo unico, quindi una diversa dall'altra, ma tutta con un'unicità personale. Ma perché quindi avete deciso di investirci in qualche maniera? Perché, diciamo, a parte l'amore per la ricerca e la curiosità, ma c'è qualche altro motivo per cui vale la pena investirci su questi vitigni? Certo, allora sono quindi a livello proprio ecologico sono un passo in avanti, perché non dovendo trattare o al massimo uno o due trattamenti a cavallo della fioritura permettono di avere una coltivazione molto rispettosa dell'ambiente. E pensi, qui in Trentino diversi appezzamenti toccano, noi abbiamo sette laghi, quindi sette specchi d'acqua, piste ciclabili, ambienti fortemente, diciamo, anche abitati, quindi asili nido, scuole, certo. Dove comunque se sono sensibili, c'è questa la possibilità di questi appezzamenti di non trattarli, quindi andare addirittura, noi in questi appezzamenti non entriamo col trattore, e quindi tutta anche l'emissione della CO2 viene abbattuta, perché tutte le lavorazioni vengono fatte manualmente, cimatura, sfogliatura, e quindi permette di avere una coltivazione più attenta all'ambiente, perché secondo noi mi piace pensare di proteggere l'ambiente, ma coltivandolo. Certo, e a livello per esempio dei cambiamenti climatici, oltre alla resistenza alle malattie, avete riscontrato delle caratteristiche che potrebbero venire utili, come non so, la resistenza alla siccità piuttosto che agli eventi climatici un po' violenti? Sono delle varietà molto robuste, quindi ad esempio anche il Sauvignon Gris addirittura matura molto molto tardi, ha la buccia spessissima, quindi permette di avere anche una coltivazione più spostata, una raccolta più spostata verso l'autunno. Okay. E questo permette poi anche il fatto di non avere questo problema di questo caldo estivo che sta impazzendo. E tra l'altro si possono alzare anche in altezza, perché ad esempio invece la Solaris è abbastanza precoce, ma questa si può pensare di coltivare zone in altitudine Altitudine. più importanti. E quindi anche lì siamo trovare una delle soluzioni nuove per questi cambiamenti climatici che sono Sì, infatti io ricordo il primo Solaris che ho assaggiato, l'ho assaggiato in Belgio ed era coltivato proprio in quelle zone Olanda, Belgio, quindi quei paesi che non sono sicuramente vocati alla viticoltura per le temperature rigide e per le condizioni meteo avverse, come appunto piogge, umidità, eccetera. E rimasi molto sorpresa del fatto che riuscissero comunque a ottenere un vino molto aromatico, molto bilanciato, in quegli ambienti molto ostili per la viticoltura. E questo era qualche anno fa. Poi ho assaggiato diversi esempi, ma sempre coltivati in Europa, raramente in Italia, e quindi volevo chiederti di provare a descrivere a chi ci ascolta che sapori aspettarsi da questi tipi di vitigni, perché lo scetticismo è anche rispetto a appunto magari la mancanza un po' di raffinatezza di questi vitigni, è vero? Oppure invece anche in cantina si riescono a trattare facilmente? Come funziona? Allora, diciamo, non sono facili da trattare, quindi bisogna avere un po' di esperienza. Questo sì, perché hanno dei tannini importanti e quindi bisogna lavorare in maniera molto dolce, quindi nella pressatura, nelle lavorazioni. Bisogna saperli prendere per poter ottenere al meglio, per rispettare al meglio le caratteristiche di questi vitigni. Sono vitigni tendenzialmente molto aromatici, come accennavi tu, quindi dalla Solaris in particolare, ma anche il Sauvignon Gris, queste note quasi esotiche, molto È vero, accattivanti. sono particolari, sì. Sì.
hanno queste bellissime note proprio da frutta, frutta proprio da matura, esotica, e queste derivano dagli incroci, perché si parla di molto incroci piramidali, quindi si parla di quasi 30 incroci, uno diverso dall'altro, quindi non sono incroci semplici, mamma e papà, ma diciamo l'albero genealogico è molto 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 ampio. Esatto, e tra quindi, diverse, tra virgolette, razze, cioè non solo la vitis vinifera, ma subentrano altre proprio razze, è brutto forse usare questo termine, altre specie di... Altre vitis, ci sono la vitis proprio americana e quelle le vitis della parte asiatica, che danno tutte delle caratteristiche diverse. Tendenzialmente la parte americana porta la resistenza alle malattie fungine, quella asiatica tendenzialmente porta la resistenza al freddo. Però l'importante è proprio avere diverse resistenze, perché così si è più sicuri, e quindi il fungo poi, l'oidio cronospo, non va a sorpassare la resistenza, ma viene a essere mantenuta nel tempo. Certo. Perché nascono proprio degli incroci naturali, quindi sul fiore. Quindi il fiore viene castrato, la parte maschile, e rimane la parte femminile, la parte poi prodotto il frutto con il seme di un'altra varietà, e questo via via, ma queste lavorazioni vengono fatte dagli istituti di ricerca, sono delle lavorazioni abbastanza complicate, cioè di genetica abbastanza complicata, infatti. Però no, è bello pensare che ci sia questa contaminazione. Per esempio, una metafora che mi viene in mente per far capire meglio è come quando si parla di cucina tradizionale, quindi molto, diciamo, canonica, secondo secoli e secoli di ricette, di tradizioni, e la cucina fusion contemporanea, che magari si fa contaminare dalla cucina asiatica, dalla cucina d'oltreoceano, e quindi si hanno dei piatti ovviamente più elaborati, diversi, ma che magari ti possono stupire e far conoscere dei sapori nuovi. Quindi io è un po' l'approccio con cui io avvicino questi nuovi vitigni, perché se li approcci con la mentalità tradizionale con cui assaggi anche tutti gli altri vini, ovviamente rischi di rimanere un po' scioccato e deluso, perché devi considerare che si sta ancora lavorando sulla sperimentazione anche in cantina. Non si hanno notizie di come riescono bene a invecchiare o no, non si hanno notizie magari di come si comportano collaborazioni come spumante, per esempio, cioè c'è ancora tutto un fermento, che è la parola forse più azzeccata parlando di vino, rispetto a questa innovazione, perché di fatto è qualcosa che appunto si è affacciata negli ultimi due decenni. E voi, a livello proprio di cantina, qual è la vostra esperienza? Quali sono i vitigni che vi hanno dato più soddisfazione e come li lavorate? Allora, il primo amore è stato appunto la Johanniter, che è la prima varietà che abbiamo coltivato in azienda, e la spumantizziamo. Qui in Trentino abbiamo la cultura, abbiamo la cultura del metodo classico, quindi delle bollicine di montagna. Del Trento DOC. E spumantizziamo anche questa varietà Pivi. È un metodo classico e tra l'altro rimane circa dai 24 ai 30 mesi sui lieviti. Quindi anche come bollicina risponde molto bene. Sì, perché probabilmente questi sentori molto aromatici permettono anche appunto una lavorazione un po' più complessa senza perdere quella loro caratteristica, perché è molto predominante, insomma. Quindi bene, sono curiosa. E da quanto tempo è che fate lo spumante, che sperimentate con questo? Noi come metodo classico siamo circa 7-8 anni che lo facciamo. Ah, quindi avete anche delle bottiglie che avete conservato per vedere come proseguono, sì. E sui rossi c'è qualcosa di interessante o no? Mi sembra che ci siano più esperimenti di successo sui bianchi che sui rossi. Sì, noi avevamo una varietà rossa che era il Cabernet Cortis, poi noi abbiamo smesso di produrlo perché sulle varietà rosse diciamo che c'è un po' di più ancora strada, perché avevano questi sentori un po' più, difficili, chiamiamoli così, avevano dei sentori un po' più particolari, e addirittura facevamo anche il vino senza solforosa completamente, quindi anche in cantina completamente assente di solfiti, però poi avevamo un po' avuto difficoltà poi nella gestione. Non si sa, magari adesso con i nuovi incroci, perché ogni anno ne nascono di nuovi, quindi anche San Michele all'Adige, anche Rauscedo, quindi in Friuli, continuano a produrre nuove varietà,
Quindi non si sa che magari torneremo a produrne un altro rosso. Intanto ci siamo concentrati sui spumanti e sui bianchi. Esatto, perché comunque il tentativo è sempre di migliorare le caratteristiche di questi vitigni per riuscire ad avere un prodotto migliore, che sì, da un lato sia resistente e faccia bene all'ambiente, ma dall'altro produca anche qualcosa di buono, cioè da consumare e di memorabile, insomma. Quindi c'è una continua, costante ricerca. E quando tu devi raccontare questi vini, per esempio, alle degustazioni o quando vai a promuovere la tua azienda e proponi anche questi vini, come vengono recepiti? Quali sono diciamo, le osservazioni che raccogli? La storia incuriosisce o sembra che manchi comunque un pezzo? Perché ogni volta noi italiani raccontiamo storie di vitigni bellissime, no? Che partono dal 600, dal 700, il nome, insomma, legato al luogo. Cioè, abbiamo sempre comunque storie affascinanti da raccontare. Per dei vitigni costruiti in laboratorio, come funziona? Cioè, cosa riesci a tirar fuori quando lo racconti a potenziali clienti e cosa ti dicono, insomma? No, c'è sempre bisogno della storia, quindi siccome sono delle varietà ancora ormai a livello, diciamo, di produttori conosciute, però poi a livello invece di consumatori ancora non così bene conosciute, quindi ha bisogno proprio di essere raccontate. Quindi raccontiamo sempre la nostra esperienza di Freiburg, di 20 anni, di come vengono fatte, perché alla fine vengono fatte veramente in modo molto semplice, quindi non proprio di laboratorio, ma a livello quindi agronomico, sempre degli istituti di ricerca, però non sono OGM, quindi per l'inizio viene Esatto, c'è diciamo, anche si questo da sfatare. quello, però assolutamente sono degli incroci naturali che potrebbero essere benissimo nati naturalmente Ci sono in degli campagna, però innesti. vengono diciamo, velocizzato il lavoro dall'uomo. E quindi c'è sempre questo grande, grande interesse, sì, quindi tantissime domande, tantissimo interesse verso queste nuove varietà, che sono anche nomi particolari, questi nomi quasi di fantasia, quasi esotici, da Infatti. Solaris, Ioniter, e quindi c'è tanto interesse. E poi è proprio il collegamento, come la nostra azienda, quindi parte diciamo del papà, degli altri soci, quindi parte storica, dei valori, della cultura, di come veniva fatto il vino 50 anni fa, come lo faceva poi mio nonno ancora e mio nonno, legato poi a queste nuove varietà che hanno bisogno invece di essere lavorate magari in maniera un po' diversa. E quindi questo è bello proprio perché è il rapporto che abbiamo in azienda, noi, e anche i vini che abbiamo in azienda. Quindi a fianco propongo, nello stesso momento propongo la Negrara come propongo la Ah, Ioniter. cioè vai proprio dalla Mi piace, tradizione totale, dalla storia al futuro, cioè dal passato al sì. futuro in contemporanea. Ma a proposito dei nomi, derivano da chi li ha scoperti, da chi li ha messi, cioè lo decide, immagino, chi brevetta il vitigno, cioè quindi Johanniter Sì, sì, sì. Di immagino sia una persona, o mi sbaglio? Freiburg, penso che siano dei nomi di pseudo-fantasia, Solaris, Ioniter, perché alcune tante volte è nome come Müller-Thurgau, quindi dalla zona di produzione e da chi l'ha fatto, o come Rebo Rigotti, che è anche colui che l'ha fatto, però qui è spesso e volentieri un nome di fantasia, come anche Sauvignon Gris, non ha nulla a che fare col Sauvignon, ecco un'altra domanda che fanno, Sauvignon, c'è qualche legame? No, è Sauvignon Gris, che ricorda un po' le note forse aromatiche del Sauvignon, un po' queste note un po' esotiche, però non ha nulla a che fare. E anche tutti questi nomi, anche il legame col Cabernet, bisogna stare un po' attenti perché si rischia, secondo me, è quasi meglio utilizzare le varietà di fantasia come Esatto, un Solaris, nome che non perché c'entra niente, infatti. bravissimo, perché poi altrimenti si assomiglia magari a livello gustativo, a livello della fisiologia del grappolo, però altrimenti il consumatore rischia di fare un po' di confusione e poi Certo. quindi non è bello. È Secondo meglio te essere. questi vitigni riescono a tradurre il terroir? Cioè, nel senso, tu immagino abbia assaggiato diversi esempi di questi vitigni coltivati qui in Germania, altrove, in altre zone d'Italia. Noti, si notano le differenze di terroir o è più difficile? No, assolutamente si notano. Ad esempio, il Cabernet Cortis che io coltivavo qui in Trentino e facevo difficoltà perché produceva anche poco, aveva un grappolo abbastanza magro. E poi confrontandomi con produttori di Cabernet Cortis tedeschi, quindi amici dell'università, perché io ho fatto l'università Geisheim, e loro mi dicevano che è molto produttivo.
produttivo e quindi aveva delle caratteristiche diverse perché rispecchia il terreno e il microclima di produzione. Quindi qui da noi è terreno marna calcarea, un terreno molto magro, povero, e baciato dall'ora del Garda, che quindi soffia tutti i giorni il pomeriggio quando il sole splende, e quindi è un terreno, diciamo, proprio vocato alla viticoltura, una viticoltura quasi proprio quasi molto magro il terreno, e in zone invece più produttive, come erano queste dei miei amici colleghi tedeschi, aveva delle caratteristiche completamente diverse. Quindi sì, rispecchiano anche il terroir di produzione. Quindi sono... ci si potrà giocare un domani anche con le denominazioni, volendo, era quella poi, cioè magari fra 20 anni, per dire, saranno ammesse anche nei disciplinari delle denominazioni territoriali, chi lo sa. Alla fine. Sì. Attualmente sono qui in Italia, perché ognuno poi, ogni diciamo, regione, che sia la Germania, l'Italia, ogni stato ha delle disciplinari, come hai accennato prima, diversi. E qui attualmente in Trentino abbiamo diverse varietà che sono anche iscritti nella Dolomiti, quindi si possono utilizzare anche nei vigneti delle Dolomiti. Mm-hmm. E c'è sempre un po' di paura. Sì, perché infatti. Poi si dice che vadano a soppiantare quindi le varietà antiche, le nostre varietà storiche come la Nosviola, il Rebo, o le varietà internazionali che hanno trovato una seconda casa come Pinot Nero qui in Trentino. Ma io sono l'esempio, nel senso, io ho 3 figli, 2 figlie e 1 figlio, e li amo in maniera diversa, ma esatto, unica, ognuno di loro. E così non è che uno soppianta l'altro, esatto, no, non è che quando ne hai un'altra. Infatti, assolutamente, infatti. Un giorno bevo la Nosiola e l'altro giorno bevo la Solaris. Esatto, no, è solo un'opportunità in più, infatti, ma io sono convinta che aprirsi comunque al nuovo, allo straniero in questo caso, tra virgolette, e cioè, potremmo aprire anche la metafora degli esseri umani, sia sempre positivo, purché questa apertura porti ricchezza, porti quindi qualcosa in più, non porta via qualcosa che c'è già, ed è proprio questo il caso. Tra l'altro poi con le sfide climatiche, eccetera, può essere anche utile avere questa alternativa, se l'alternativa dall'altra parte è perdere appezzamenti, vigneti e pezzi di viticoltura, piuttosto bene avere un'alternativa che non averla, quindi io sono assolutamente favorevole. Prima accennavi un po' al tuo percorso di studi, e siccome sai che mi piace raccontare le donne del vino, anche perché secondo me qui nel nostro settore c'è proprio bisogno di esempi di leadership femminile, perché tante ragazze possano poi decidere di dedicarsi al vino come carriera proprio. Ti chiedevo qual è stato il tuo percorso, quindi tu hai studiato in Germania. Io ho fatto l'Istituto Agrario di San Michele all'Adige come superiori, e quindi mi sono diplomata in viticoltura e enologia, e poi ho fatto la doppia laurea, quindi mi sono laureata sia in Italia, quindi a Trento con Udine, in viticoltura e enologia, e poi anche a Geisen in Germania, sempre in viticoltura e enologia, quindi abbastanza noioso. Sei super esperta, no? Avrai accumulato un'expertise pazzesca. E com'è stato? Sono tutti percorsi di studi dove in genere ci sono più uomini che donne, e immagino tu non li abbia fatti proprio l'altro ieri, ma mi parlavi degli inizi degli anni 2000, giusto? Io ho 38 anni, quindi 18, ho più finito come circa me. Sono dell'84. Ecco, quindi hai fatto, diciamo, gli studi all'inizio, la prima metà dei 2000, che era ormai quasi 20 anni fa, e quindi immagino che la situazione non fosse come quella attuale, c'erano ancora meno donne che frequentavano quegli ambienti. Hai notato delle differenze tra l'Italia e la Germania nell'approccio al genere, diciamo? Ma allora, ho studiato, quindi alle superiori, eravamo pochissime, eravamo 3 donne su 15, quindi pochissime, eravamo quasi le mascotte, ma assolutamente non ho mai trovato nessun problema di collaborazione, anzi, di grande amicizia. Ecco, ti abbiamo... All'università in Germania, quindi con i commilitonen, come dicevano, come si chiamavano a Geisenheim, ho trovato grande rispetto, ci sentiamo ancora con 3 o 4, siamo rimasti in collegamento, siamo rimasti amici, e tra l'altro proprio un grande rapporto anche lavorativo, quindi non solo umano, ma anche lavorativo, quindi ci consigli, tu Eric, cosa faresti, tu Eric, ci scambiamo i vari possibilità, perché
la possibilità di trovarsi, di raccontarsi è fondamentale per la crescita enologica. Certo. Questo va bene indipendentemente dal genere. No, mi chiedevo se magari nel tuo percorso avessi incontrato un po' di pregiudizio, magari, non so, fornitori che vogliono parlare con l'agronomo e si trovano una donna e restano un po' spiazzati, piuttosto che... Allora, questo è stato bravo il papà. Sì, sì, no? Questo è stato bravo il papà perché è capace, anche intellettualmente capace, di dire di delegare e di lasciare, perché se non hai, se tendono a tenersi il loro fazzoletto di terra o a tenersi i loro segreti, poi quando lasciano non c'è più nessuno dietro, invece devi crescere, devi fare il vivaio e se fai il vivaio è fondamentale quindi delegare e consigliare, perché se tu pensi, adesso faccio un esempio, il vignaiolo, quindi colui che fa vino, ha la possibilità di fare il vino una volta all'anno, quindi nella sua vita 50 volte, quindi io dico sempre che il papà è stato un grande dono, quello che mi ha fatto, che mi ha donato la sua esperienza pluriennale, e quindi non sono partita da zero, ma sono partita da 50, dalle sue vendemmie, e quindi questo è fondamentale. Bellissimo, bellissimo questo rapporto intergenerazionale, che a volte è un po' ostile, cioè non è proprio così automatico che sia, diciamo, collaborativo. A volte in altre famiglie le storie sono un po' diverse, magari di figli che vogliono innovare e genitori che vogliono invece tenere il controllo. Quindi è molto bello quello che hai raccontato. E, tu hai fratelli, mi dicevi, sì, hai raccontato prima che hai fratelli che collaborano. Una sorella, quindi siamo... girl power. Ok, perfetto. E avete sempre voluto fare questo o pensavate di fare altro nella vita? Cioè il vino vi ha rapite da subito o no? Siamo nate con la vita del vino, quindi fin da piccole, campagna, si andava a passeggiare la domenica a vedere il germogliamento, la fioritura, l'epoca di vendemmia, quindi fin da sempre. I ricordi poi più belli li ho nella parte, cioè, del settembre, quando c'erano i colori autunnali e l'uva che arrivava in cantina. Quindi sì, assolutamente fin da sempre ho voluto fare la vignaiola. Che bello. Per chi ci ascolta il podcast e non vede il video su YouTube, e quindi non vede il volto di Erika, le stanno brillando gli occhi, quindi è assolutamente sincera quando racconta questo e si percepisce proprio il suo amore per il lavoro che fa. E per quanto riguarda i tuoi figli, hanno passione? Secondo te piccoli vignaioli crescono o si occuperanno di tutt'altro? Qualche anticipazione? Allora, innanzitutto adesso stanno pitturando le botti, quindi la passione, okay. La cantina c'è, dopo non so se diventerà artistica o cosa, stanno pitturando botti per ora. Perfetto, benissimo, direi che comunque l'ispirazione non mancherà. Va bene, quindi ti ringrazio molto per questo approfondimento sui vitigni Pivi e se qualcuno vuole assaggiarli, ovviamente li rimandiamo a te, alla tua cantina e ai tuoi prodotti, che avete un'intera linea dedicata, ovviamente non potrebbe essere altrimenti. Ecco, l'ultima domanda che ti faccio: nel tuo territorio qualcuno ha seguito il vostro esempio o siete rimasti un po' gli outsider con questa cosa dei vitigni resistenti? No, adesso ce ne sono tantissimi, facciamo parte anche di un'associazione che si chiama Pivi Trentino, che siamo una quindicina di produttori adesso, che ci troviamo frequentemente per scambiarci le idee, per assaggiare i prodotti, e ognuno poi valorizza in maniera diversa il proprio vitigno Pivi, quindi la bellezza che è quasi come un arcobaleno, quindi non ci sono solo varietà diverse ma anche stili di produzione diversi, quindi no, è una bellissima possibilità di riscoprire una nuova enologia. Esatto, e poi è bella questa cosa della collaborazione, del confronto, no? Di essere insieme su una barca che porta chissà dove, perché è tutto nuovo, inesplorato, e c'è questa cosa di confrontarsi tra produttori, quindi di non sentirsi competitor ma uniti in una sfida nuova. Bellissimo, bellissimo, grazie che ci lasci con questa immagine meravigliosa e niente, ti ringraziamo, ti trovano ovviamente sul sito della vostra cantina, sui social, Pravis è il nome della cantina, altrimenti info@pravis.it la vostra email. Grazie, sì, giusto. Perfetto, grazie mille ancora Erika e buona giornata. Grazie a te e altrettanto. Ciao.